Passa Fassa ritorna l'asciutto. Sistema risanamento Fassa. Qualità per l'edilizia. La ristrutturazione rappresenta uno degli interventi più delicati da affrontare, perché ricco di variabili. Sempre più diffusamente, uno dei problemi più ricorrenti e di difficile soluzione è quello riguardante il recupero delle strutture murarie con presenza di umidità e deflorescenze saline. Talvolta, se non sono state adottate misure di impermeabilizzazione, l'acqua ricca di sostanze saline può venire a contatto con la muratura e gli intonaci di finitura e, salendo al loro interno, ne provoca il deterioramento. La conseguente evaporazione genera il deposito dei sali nei micropori dello stesso, dando origine ad una lenta ma continuativa azione disgregante, il cui effetto è visivamente identificabile. Per garantire un buon risultato di intervento è consigliabile una corretta individuazione della natura delle fluorescenze, che può essere effettuata a seconda dell'entità dell'intervento da un nostro tecnico specializzato. Si procede con il prelievo di campioni di muratura ed intonaco, che vengono successivamente analizzati presso il moderno centro ricerche Fassa, e si determina direttamente in cantiere, mediante un igrometro ad elettrodi, il grado di umidità. Su una muratura sana, lo strumento indica un valore variabile da 10 a 25, mentre nel caso in esame il valore 75 indica una chiara presenza d'acqua nella struttura e quindi la necessità di intervenire con prodotti specifici del sistema risanamento Fassa. Contemporaneamente, i campioni prelevati vengono sottoposti ad una specifica serie di analisi di laboratorio. In primo luogo, con un'apparecchiatura a raggi X, vengono determinati la tipologia e la quantità di sale presenti nella muratura e nell'intonaco. Un'analisi ancora più approfondita può essere effettuata con un microscopio elettronico, che permette di valutare con maggior dettaglio la morfologia del cristallo di sale, fornendo ulteriori elementi di definizione dei prodotti Fassa da utilizzare. Tutti i dati raccolti garantiscono così una precisa identificazione del prodotto del sistema risanamento Fassa da consigliare al committente, che riceve inoltre una relazione tecnica sul ciclo di intervento da attuare. Normalmente le fasi di lavoro sono molteplici e differenziate per tipologia di intervento. In primo luogo si procede alla rimozione dell'intonaco e delle finiture disgregate, sino al totale scoprimento della muratura, generalmente sino al primo marcapiano. Si prosegue con un lavaggio della muratura, effettuato con acqua erogata a pressione leggera, che permette la rimozione di tutte le parti incoerenti e sfarinanti. L'eventuale comparsa di efflorescenze viene successivamente rimossa a secco, mediante l'utilizzo di una spazzola metallica. Si deve evitare ogni ulteriore contatto con l'acqua, che può riportare i sali all'interno della muratura. La seguente fase di applicazione con un rinzaffo per murature umide S641 avviene a mano o a macchina. Il prodotto a base di cemento resistente ai solfati viene spruzzato sul muro fino a raggiungere uno spessore di 4-5 mm e comunque fino alla totale copertura della superficie. A distanza di qualche giorno, a presa avvenuta, si procede con la stesura manuale dell'intonaco macroporoso S612 o con l'applicazione mediante intonacatrice Fassa dell'S627. In entrambi i casi lo spessore minimo dovrà essere di almeno 2 cm. La tendenza di mercato verso l'utilizzo di prodotti biocompatibili ha orientato inoltre Fassa ad inserire nel proprio sistema risanamento un innovativo e specifico intonaco bianco denominato S639. In questo caso, a completamento del ciclo, è previsto il biorinzaffo S650. L'azione di finitura interna, che dà origine ad una superficie pronta per la tinteggiatura finale,
prevede l'utilizzo dell'intonaco di finitura S605, a base calce idrata ad elevatissima traspirabilità. All'esterno viene applicata con uno spessore adeguato una finitura bianca o colorata. Tale finitura garantisce un'elevata traspirabilità e può essere scelta nella linea Colori Passa selezionando un rivestimento murale minerale ai silicati oppure idrosiliconico.